Questa è la storia di una bambina un po' capricciosa. Nonno, ho freddo! Ho freddo e mi annoio! Che caratterino, eh? Ehi, perché mi stai seguendo? Questa gente di montagna è pazza. Il mondo è pieno di sorprese se lo sai guardare nel modo giusto. Era un lupo. Lo posso tenere? Questo è un animale selvatico, Ryan. No, non più, gli ho dato un nome. Coraggio, Buck, vuoi essere il mio cucciolo? Abbiamo trovato quel cane lupo circa 5 giorni fa. Sì, esatto, il nostro. Non è vero, Buck è uno di noi. Non siete i migliori cani da slitta, non esistono animali più veloci dei miei. Scommetto che Buck è meglio. Se non mi crede, perché non facciamo una gara? Beh, ecco un'idea sensata, il vincitore della gara si porta a casa il cane e il lupo. E insomma, Buck. Ci vogliono almeno 5 mesi per addestrarlo. 2 settimane da oggi. Ve la fate sotto? Signorina, hai idea di quanto lavoro ci sia da fare? Quando vuoi che il cane inizi a correre, devi dire vai. Quando dici marcia? Non lo dici mai, è roba da film quella. Vai! Vai, Buck! Ma che bella squadra che siete, non avete speranze. Direi che puoi anche andartene. Ricordatevi che per metà è lupo. Wow, wow, wow! E si rivolterà contro! No! Buck, torna indietro! Sentivo che quell'animale avrebbe creato problemi. Buck, fermo! Che fate? Prendetevela con me. Vi conviene sopprimerlo! No! Forse è il momento di riportare Buck nella foresta. Ma Buck ci ha salvato la vita. Ti voglio bene, Buck. Dopo la gara ti va di uscire insieme. Ora Buck dimostra a tutti gli altri cani quanto vale. Vai! Avanti!